belle donne, benvenute su Women Chic. Oggi sono qui a mostrarvi un po' di acquisti che ho fatto. Oggi ce n'è di ogni: skincare, make up, pennelli, quindi tools, profumi, capelli, insomma c'è un po' di tutto. Allora partiamo dalla skincare perché vi voglio mostrare dei prodotti che ho ricevuto, poi tutti gli altri li ho acquistati io. Il primo prodotto che ho ricevuto è di MIM. Vi riparlo di questo brand ora per la quarta volta. Questa volta niente di nuovo, ma questo kit che contiene tre dei loro best seller di cui io vi ho già parlato e vi ho mostrato già in azione, quindi magari vi lascio qui la playlist così potete avere degli approfondimenti. E si tratta della crema viso, della crema per il collo e della crema contorno occhi. Allora vi riassumo brevemente questi tre prodotti. Iniziamo dalla crema. La crema contiene al suo interno il loro brevetto che si chiama Miracle Broth, che è ricco di antiossidanti e anche lenitivo. Contiene anche peptidi, acido ialuronico, squalano, allantoino, quindi oltre ad essere altamente idratante è antiossidante e anche stimolatore del collagene e dell'elastina, e quindi dona elasticità alla pelle. È una crema fantastica perché è veramente leggera, non unge e quindi secondo me è ideale per tutti i tipi di pelle. Vedrete comunque l'applicazione nel video dedicato. Sempre parlando di creme, questo è l'ultimo che avevo mostrato, è la crema per il collo. Questa è un pochettino più ricca come texture, però anche questo si asciuga in pochi secondi, quindi non è appiccicosa o grassa. E anche questa contiene all'interno il loro principio brevettato che si chiama Filler Fabric. È un estratto attivo salino che si ottiene dalla costa della Bretagna. Questo ha il potere di ammorbidire, levigare e idratare la pelle. Oltre a questo contiene anche acido ialuronico, collagene e soprattutto peptidi 1, 2 e 5, quindi ecco, è anche antiossidante, idratante, aiuta a stimolare il collagene e l'elastina, e devo dire che qualità rapporto prezzo è ottimo. Anche se le creme per il collo non è che sono delle creme super necessarie, però aiutano l'anti-invecchiamento anche delle linee del collo, perché questo appunto anche aiuta a distendere e ad elasticizzare appunto le linee che si creano sul collo. Altro prodotto è la crema contorno occhi. Di questa ve ne avevo parlato perché avevo ricevuto il kit insieme al siero. Nel kit questa volta trovate solo la crema contorno occhi. Anche questa contiene il loro attivo brevettato che si chiama Miracle Aloe Fizz. Questo contiene acido ascorbico, quindi è altamente ossidante, niacinamide, quindi ultra levigante del contorno occhi, ed è assolutamente antirughe. Anche questa è una crema contorno occhi che ormai utilizzo da mesi e mi sta piacendo molto perché è molto idratante, levigante e lisciante della parte. Allora, io comunque vi consiglio di andare a dare un'occhiata. Mimi è rivenduta su Amazon e già come dicevo prima c'è un ottimo rapporto qualità prezzo, e potete usufruire anche il mio codice sconto che trovate comunque giù in info box insieme al link. Il prodotto comunque non è affiliato. Passiamo ora alla seconda collaborazione di skincare, che è con The Ordinary, che mi ha offerto due sieri, e sto parlando del Hyaluronic Acid 2% più B5 e la niacinamide 10% più zinco all'1%. Allora, sono due sieri famosissimi nella casa The Ordinary. Ora, ecco, per chi non avesse mai sentito parlare, magari riconosci i pack. Me ne ho parlato tante volte, anche di questo vi lascio comunque qui la playlist se volete vedere tutti i prodotti che ho utilizzato, perché utilizzano appunto dei principi attivi puri che potete abbinare o mescolare in base alla vostra esigenza della pelle. E questa volta sono pensati per tutti i tipi di pelle, perché l'acido ialuronico e la niacinamide fanno bene a tutte le tipologie di pelle. In particolare l'acido ialuronico sappiamo essere levigante, super idratante, rafforza la barriera cutanea, è elasticizzante, riduce le linee sottili, quindi è un siero che secondo me bisognerebbe utilizzare tutti sempre, e questo insomma di The Ordinary è fantastico, soprattutto per il prezzo che ha, top. E poi la niacinamide, che è uno dei miei principi attivi preferiti, perché è ottimo per chi ha pori dilatati, grana della pelle non regolare, perché il suo principale scopo è quello appunto di levigare la pelle, decongestionare anche la pelle, schiarire le macchie, e poi rafforza anche questo la barriera cutanea, e devo dire che dona anche molta luminosità al viso. Io addirittura avevo parlato sempre di The Ordinary della niacinamide in polvere, che io mescolo nel mio siero tutti i giorni.
giorni. Con questo, insomma, ho rafforzato questo potere e la mia pelle è sempre più liscia. Comunque, potete utilizzarli in combo. Si consiglia prima di utilizzare l'acido ialuronico e poi la niacinamide, oppure o singolarmente, una la mattina, una la sera. Comunque sappiate che comunque fino a tre sovrapposizioni di sieri si può fare, insomma, in tutte le skin care routine. Poi questi comunque si combinano bene. Ok, passiamo ora ai profumi. Allora, come sapete, mi sto appassionando da un po' ai profumi e avevo sentito questi entrambi i profumi di cui parlo, li ho sentiti nel canale di Giulia Cova e mi avevo incuriosito perché comunque abbiamo gli stessi gusti per le note olfattive. Allora, uno è un profumo classico corpo, invece un altro è un profumo per i capelli. Allora, partiamo dal profumo corpo, che già il packaging è veramente particolare, è questa sorta di busto femminile artistico che ha fatto uscire la cantante Billie Eilish, infatti il profumo si chiama appunto Eilish. E questo profumo è fantastico perché è dolce, fresco e cremoso allo stesso tempo. Io ho preso quello da 30 ml, però insomma l'ho trovato in diversi formati, l'ho preso da Douglas. E ha come note di testa petali e poi di altre fragranze come mandarino e bacche rosse. La nota di cuore, che è la mia preferita, è la vaniglia e il cacao. E le note di fondo sono muschio, fava tonka e legno. Allora, cosa dire? Già si capisce dalle note olfattive che è un profumo dolce, però questi petali, questo legno lo stemperano tantissimo e lo rendono, danno un profumo allo stesso tempo dolce, fresco, ma anche in un certo senso di pulito. È buonissimo, siccome il profumo da tutti i giorni rispecchia molto la mia personalità. E devo dire che la persistenza è buona, non è tra i profumi più duraturi e persistenti che io abbia, però non è male, mi dura diverse ore. Devo dire che è super, super, super buono. Per i capelli invece è questo nuovo profumo della linea Gisu, non so come si pronuncia, che è arrivata da Sephora, famosissimo per l'olio capelli e per tutta la linea di capelli. E trovate il profumo in doppio formato, questo da 50 ml e poi quello da 100 ml. Mi ha incuriosito, purtroppo non si può annusare in negozio, quindi l'ho preso a scatola chiusa, sapendo che comunque era fatto da note di miele, quindi sicuro era dolce. In realtà mi ha piacevolmente stupita. Buonissimo, perché ha questo profumo dolce ma allo stesso tempo fiorito e mi ricorda appunto ricordi del passato, non so cosa, ma la cosa bella è che oltre a nutrire, a illuminare i capelli, vi dà questo alone, questo profumo delicato, dolce, di pulito, sensuale per tutto il giorno. È veramente buono, 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 quindi ve lo consiglio. Ok, cambiamo. Ora andiamo ai tools. Per quanto riguarda tools, ho sempre da Douglas, con un grosso sconto, ho preso il mio primo pennello di Mulac. Avevo sentito parlare molto bene di questi pennelli. Io sono piena di pennelli. Vi lascio anche qui la playlist dei pennelli perché sapete che ne ho tantissimi. E mi serviva un pennello da cipria non troppo grande e ho trovato appunto questo di Mulac, perfetto. Ha questa ampiezza, fatto in questo modo leggermente appiattito, super morbido. Già l'ho lavato diverse volte anche con l'Avio. E manico ma opaco, molto maneggevole. Devo dire che mi è sembrato di ottima qualità ed era proprio la forma perfetta che cercavo per la cipria, perché riuscite a pressare la cipria molto bene, non è troppo grande, riuscite anche a passare la cipria sotto l'occhio. Devo dire che mi è piaciuto molto e poi l'ho preso, mi sembra, col 30% di sconto, cosa non male. Sempre parlando di tools, andiamo invece a parlare di una spugnetta, quindi una sponge che ho preso semplicemente per collezionismo perché mi piaceva. È questa spugnetta di Revolution Makeup, ispirata alla nuova collezione del Trono di Spade. Della collezione, devo essere sincera, la palette non mi ha convinto perché erano tutti colori troppo caldi. Il resto così così. Io poi non ho mai letto o visto il Trono di Spade, quindi non è che l'ho preso per una mia passione, ma ho preso la spugnetta perché mi piaceva tantissimo. Il portaspugnette, perché appunto il Trono di Spade. Vedete, poi qui c'è l'incavo per mettere la spugnetta, che è rossa, e devo dire che toccandola così asciutta non è neanche così tanto morbida, quindi vediamo se bagnata è più morbida, ma io questa tipologia di spugna le preferisco per applicare i blush in crema. Quindi ecco, secondo me alla fine la utilizzerò per quello e soprattutto per un blush in crema che sto per mostrarvi, perché ho acquistato questo piccolino duo di Natasha Denona dal Beauty to Go di Sephora.
che è il Rose Cheek 2, ve lo mostro qui ancora in tonso. Semplicemente mi serviva per arrivare ad una soglia, ricevere da Sephora il 25% di sconto che era attivo fino a domenica. E mi ispirava da tempo perché ne avevo sentito parlare bene e, come potete vedere, ha un piccolo blush e un illuminante. Io ora vi mostro gli swatch. Vedete questo blush e questo rosa pesca passepartout, che è quello che indosso stamattina, ce l'ho da 6 ore, mentre l'illuminante, questo, sono veramente cremosi, cream to powder, bellissimi. E quindi, essendo piccolina, compatta, la volevo prendere, anche perché diciamo che ultimamente sto utilizzando un po' di più i blush, creme e liquidi, e vi faccio vedere l'applicazione. Devo dire, all'inizio l'avevo provato a stendere con un pennello che io con cui mi trovo molto bene per stendere i blush in crema, ma devo dire che col pennello non mi ha dato granché di resa, e la resa massima ne dà col culetto, appunto, diciamo così, col fondo delle sponge, come vi sto mostrando nella clip. Devo dire che mi piace molto, è abbastanza pigmentato, potete fare più passate, non vi lascia la pelle unta, lucida, e devo dire che insomma si stende e si sfuma molto bene e dura tante tante ore, anche questo ce l'ho da 6 ore. L'illuminante invece mi piace molto 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 di più del blush, perché anche questo preferisco metterlo con la spugnetta. Utilizzo di solito quella di Nabla che c'ha il taglio proprio per fare l'illuminazione sullo zigomo, e devo dire che è molto bello, è discreto, non enfatizza la grana della pelle, anche questo dura tutto il giorno. Devo dire che insomma mi è piaciuto abbastanza. Ho visto che c'è anche il duo con il bronzer, quindi ci farò un pensierino anche su quello. Bene, questo era quello che volevo mostrarvi, perché sto accumulando tanti acquisti, e quindi ecco, il resto, visto che ha a che fare con Natale, ve lo mostrerò nella rubrica dedicata, quindi iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e ci vediamo presto. Ciao!